Benvenuti cari amici, oggi siamo in Dunolona, in provincia di Varese, al castello Frascarolo della famiglia Medici, ed ecco che parleremo del futuro del nostro sistema solare, del futuro che ci sovrasta, del cielo che ci sovrasta, la terra che si rinnova. Sappiamo bene che il sistema solare c'è il Sole, c'è la stella Sole, però sappiamo bene anche che ci sono diversi sistemi stellari di cui è provato scientificamente, cioè non una stella, ma sono sistemi binari con due stelle, in uno stesso sistema stellare. Oggi è il 2 maggio 2013, giovedì, e siamo qua in Dunolona, al Castello Frascarolo. Ecco, appunto i primi mesi dell'anno 2013 abbiamo avuto un consistente aumento del transito di comete e anche di meteoriti, che qualcheduno si è schiantato parzialmente sul pianeta Terra. Ed ecco, questo aumento rimanda a qualcosa, un qualcosa che sta cambiando. È particolare questo aumento. Tra le altre comete abbiamo la cometa Ison, che transiterà in questi stessi mesi. Io da una foto della cometa Ison, che vi farò vedere qui nel filmato, era una foto bianca, la cometa si vedeva bianca. Io l'ho trattata, l'ho modificata questa foto, vi dico, l'ho modificata, non è come era originalmente, perché dovevo dare l'assetto del colore giusto. Era difficile. E invece, secondo informazioni di studi miei, che poi ho proseguito, c'erano alcuni astronomi che decretavano alcune cose, allora bene. È venuta la cometa, elaborata la foto, la cometa Ison è venuta rossa. Poco dopo, le prime foto, io adesso, ora che lo pubblichiamo così, poi magari ci saranno altre foto. Comunque le prime foto, vi sto parlando proprio di poche ore fa, altre foto ancora, non elaborate, la cometa Ison rossa. Guarda caso, allora l'ho elaborata, poi altri invece foto originali rosse. E allora studiamo questo cambiamento, la cometa Ison. C'è chi dice appunto più luminosa di Venere, del pianeta Venere, più luminosa del nostro satellite Luna. Allora ci sembra strano, è qualcosa di enorme, tra l'altro rossa. Allora si riporta quel fatto dei due soli, cioè il Sole è una cometa. Il Sole è una cometa, quindi qualcosa che si trasforma. C'è un transito ravvicinato al pianeta Terra, comunque secondo i miei calcoli a una certa distanza. Eccoci ancora noi. Ecco, la privacy del castello è totalmente protetta, perché comunque questa è una posizione in cui ci sono migliaia, se non centinaia di migliaia di foto che sono anche su internet, e noi siamo su una strada comunale, e non diamo nessun fastidio, quindi la privacy, il castello è privato, non c'è un museo, non c'è qualcosa. Magari lo faranno in futuro, sarebbe una cosa bellissima. Comunque la privacy del castello è tutelata, questo da dire, non c'è nessun problema. Diciamo che è un bel quadretto sicuramente. Allora, praticamente, quindi, veniamo per esempio all'assetto politico. Allora, il mio non è un sito di politica, nulla di tutto questo. Però occorre parlarne, perché anch'io abito in Italia, anche voi abitate in Italia, chi di voi non abita in Italia, però l'Italia fa parte del mondo, e quindi sapete
un po' come l'effetto domino, quindi è meglio che vada bene un po' dappertutto per far andare, per stare tutti bene. E allora mi dicono, ma come la trasformazione? Ma il Papa c'è, il governo c'è. Ma è una cosa ottima, è una cosa positiva, è una cosa bellissima. Cioè, non c'entra, qua stiamo discorrendo di fattori astronomici, di eventi astronomici, di eventi anche sismici, vulcanici. Se poi invece c'è il governo, c'è il Papa, ma tanto meglio. È una cosa positiva, bene. Non siano legati le cose. Se non c'era il governo, non c'era il Papa, peggio ancora. C'è il governo, c'è il Papa, tanto meglio. Ok, e questo l'assetto politico che io lo dico non per far politica, ma perché anch'io abito in Italia, se permettete. Chi altri abitano in Italia, altri non è, però era importante, eh? Una cosa importante. Ed ecco, dopo Papa Bergoglio e il governo Letta, siamo ancora qui a Indunolona, in provincia di Varese, il 2 maggio 2013, siamo in zona Frascarolo, il castello del Frascarolo, ed eccoci qui. E allora, naturalmente occorre parlare dell'aumento di terremoti e eruzioni vulcaniche, in relazione a che cosa? Dei fattori astronomici, in relazione allo spazio che ci sovrasta. Questi vari eventi, la Ison, però, vi dico, poi ci diranno anche del pianeta Nibiru, poi comportano delle ripercussioni sulla Terra. Perché? Perché tutto è legato, è tutto un concatenamento di situazioni, questa è la realtà. Allora ecco che certi eventi astronomici poi vanno a decretare un aumento di situazioni. Le stiamo già vivendo, perché c'è comunque, ci sono diversi terremoti in atto, diverse eruzioni vulcaniche in atto, appunto siamo il 2 maggio 2013, già si vedono queste cose. E naturalmente, come anche negli altri video, io ci dico sempre, nell'area mediterranea, Italia, California, Stati Uniti, problemi a livello vulcanico, anche sismico, terremoti. E uno può dire, ma sempre no. Allora, il punto qual è? Finché i terremoti avvengono in aree poco abitate, o addirittura per nulla abitate, come alcune isole della Russia in Oriente, nell'Oriente russo, non sono abitate, avvengono anche terremoti di 7 gradi Richter, però al massimo, devo dire la verità, fanno un po' di turismo, addirittura portano i turisti lì e non ci abita nessuno. E invece parliamo di altre aree, l'area mediterranea densissimamente abitata, l'Italia con le sue isole come tutta l'Italia, e parliamo anche della California densissimamente abitata, gli Stati Uniti. Ecco che terremoti in queste aree provocano grossi problemi. Purtroppo avremo altri eventi sismici, vulcanici in dette aree, Italia, area mediterranea, California, Stati Uniti, come anche in altre zone, in questo stesso periodo 2013, adesso siamo appunto 2 maggio 2013, giovedì, avremo nel prossimo venturo questi eventi sismici, vulcanici, terremoti, eruzioni vulcaniche. Ma perché io dico queste cose? E cosa cambia a dirlo prima? Cambia, io lo dico per un semplice motivo: prepararsi alla trasformazione. La Terra si rinnova. Ecco che questo rinnovarsi della Terra, se non è un fatto
improvviso, invece se siamo preparati, tanto meglio. Allora io spesso sempre ritorno su quei discorsi sismici, vulcanici, ma non sempre per dire le stesse cose, perché poi sono successi vari eventi. E perché? Per la preparazione. Perché rendendosi conto di taluni eventi che stanno succedendo e accadranno a breve, se ci possiamo preparare anche prima, tanto meglio. A cosa? A degli eventi poi astronomici. Transito della cometa Ison, poi ci sarà il transito di Nibiru, anche se la scienza finora non ha detto assolutamente nulla, ufficialmente non ha detto nulla, però ci sarà anche questo transito ravvicinato del pianeta Nibiru. Nel sistema solare giungerà fino a 3,25 unità astronomiche dalla nostra stella Sole. E gli eventi, anche se la scienza non lo dice, però stando a studi ben particolareggiati e stando a quei contatti che ho avuto, ecco che è tutto legato. Sì, gli eventi astronomici, il pianeta Nibiru praticamente ha un'azione di attrazione, un flusso gravitazionale molto elevato, quindi è un'attrazione e scombussola quello che è un po' l'ordine nel sistema solare. Altra automobile, questa è una strada statale, cioè statale comunale, però tant'è, farò uno stacco qui. Ed eccoci ancora noi. E così ci sarà questa trasformazione. È tutto legato, perché è inutile dire non c'è un legame tra le varie cose, poi invece è così. E perché appunto dico certe cose? La preparazione. Allora, tramite certe cose, già prima che certi eventi avvengano, ecco che si potrebbero dire la verità, certe situazioni astronomiche. Nibiru, la cometa Ison. Se fino agli anni scorsi la scienza asseriva, e ricordo che adesso siamo al 2 maggio 2013, giovedì, asseriva fino agli anni scorsi che non c'erano legami tra un terremoto e l'altro. I terremoti non erano correlati, non erano legati tra di loro, concatenati tra di loro. Oggi la scienza, parole proprie della scienza, che faccio mie semplicemente perché sono discorsi palesi, ecco che la scienza sta rivalutando la questione e in effetti ci può essere un legame tra i terremoti. Ed ecco, perché parlare della cometa Ison? Perché parlare del pianeta Nibiru? Sappiamo che la cometa Ison transiterà tra breve tempo vicino alla Terra. E anche se non è ufficializzata la notizia del pianeta Nibiru, si richiede che venga ufficializzata. Naturalmente io sono Gennaro Gelmini, mi conoscete, oggi 2 maggio 2013, giovedì, siamo in Dunolona al Castello Frascarolo. Ed ecco, correlazione tra eventi sismici, eventi vulcanici, terremoti, eruzioni vulcaniche e comete, cometa Ison, pianeta Nibiru.
Cometa Ison, la cometa Ison sappiamo che transiterà vicino alla Terra tra poco, tra breve. Il pianeta Nibiru, tuttora la scienza ne ha negato l'esistenza. Eppure, io per conto mio, e lo so, è così, il pianeta Nibiru esiste. La scienza nega, lo so, non ci sono prove, dite, perché le prove, se le avessimo già, sarebbe tutto confermato. Troppo facile. Allora perché dico sempre tutte queste genere di eventi, ma cosa accadrà, cosa non accadrà? Per proprio far delucidare sulla questione, ed ecco una risposta: dire sì, pianeta Nibiru esiste ufficialmente, e così, siccome tutto, c'è tutto un legame, la Terra ha un legame con tutto l'universo, tutto il sistema solare, col transito di Nibiru, anche della cometa Ison, ci sono una serie di eventi sismici, vulcanici, ma anche abbiamo visto tutti gli eventi, tifoni, uragani, ed ecco che conoscendo l'esistenza di certe cose come il pianeta Nibiru dell'universo, che poi transiterà appunto nel sistema solare e nel sistema solare transiterà vicino a noi, transiterà a 3,25 unità astronomiche dalla stella Sole, dalla nostra stella Sole, e quindi sapendo e conoscendo queste cose possiamo prepararci agli eventi che sono legati tra di loro, hanno un legame tra loro. In queste settimane abbiamo avuto diversi avvistamenti di sfere di luce, di dischi volanti, di creature extraterrestri in tutto il mondo. Ecco che non si può più chiudere la verità in un cantuccio. E invece c'è questo contatto, ecco che le creature extraterrestri verranno sulla Terra, ci incontreremo di nuovo, saremo tutti come fratelli, perché siamo tutti fratelli nell'universo. Gli altri pianeti sono abitati in che maniera? Non è abitato solo il pianeta Terra. Molti pianeti sono abitati all'interno, in cavità sotterranee, dove c'è luce, calore, acqua. C'è vita intelligente, ecco che queste creature verranno a trovarci, anche dal pianeta Nibiru, che transiterà a breve. Abbiamo il pianeta Nibiru, abbiamo tutto questo che concerne la coda del drago di Nibiru, Gabriel, il satellite di Nibiru, abbiamo tutto ciò che concerne veramente un cambiamento anche a livello astronomico, c'è qualcosa. Ed ecco che ci sarà questo incontro. Io sempre Gennaro Gelmini, dal castello Frascarolo di Indunolona, appunto Indunolona, dove scorre poi l'inizio del fiume Olona, dove appunto in Valle Olona abbiamo avuto numerosissimi avvistamenti in queste settimane, come nel resto del mondo, anche qua in Valle Olona, vicino Varese naturalmente. Creature verranno a farci visita in concomitanza con certe situazioni astronomiche, ovvero l'avvicinarsi del pianeta Nibiru con tutto ciò che giunge a noi. Quindi l'incontro, però intesi con creature fraterne, saremo tutti in pace assieme. E sarà una cosa bellissima, la fraternità, ecco che la vita non è solo sulla Terra, conoscere la vita al di fuori del nostro pianeta Terra.
tutti fratelli tra noi, tutti fratelli. Cos'è? La nuvola a forma di cuore. Posto incantevole questo. Prima si era messa una lucertola sotto la videocamera, mentre stavamo facendo il video. Poi, mentre vi stavo facendo vedere gli abeti, per farvi vedere gli uccellini, il canto degli uccellini, cinguettio, c'era una nuvola a forma di cuore. Abbiamo trovato una nuvola a forma di cuore. La pace nell'universo, anche in cielo lo sanno. Siamo tutti fratelli nell'universo. Adesso mi mangio un attimo la focaccia, faccio un istante di pausa, un minuto di pausa e torniamo ancora tra noi. Perché spiego spesso dei terremoti, eruzioni vulcaniche, come anche adesso cometa Ison? La cometa Ison sappiamo che transiterà nel breve periodo, tra poco, vicino alla Terra, e del pianeta Nibiru, che ufficialmente la notizia non è stata ancora data. Ecco, proprio perché si dia la notizia dell'esistenza del pianeta Nibiru, con tutto ciò che ne consegue, ovvero questo legame, questa interazione con gli eventi sulla Terra, ma anche cadute meteoriche, come anche, anche perché no, aumento degli uragani, di tutto ciò che sta succedendo, addirittura anche sugli altri pianeti del Sistema Solare. Ciò è molto importante. I tornado, gli uragani su Saturno, su altri pianeti, sono cose particolari, dicono un mistero, in realtà le risposte ci sono. Se venisse confermata la notizia di Nibiru, dell'esistenza del pianeta Nibiru, perché poi io sono sicuro così il pianeta Nibiru esiste, naturalmente la scienza ancora nega, lo sappiamo. Ecco che si conoscerebbero certe cose e si affronterebbero meglio per affrontare il futuro. Ecco perché vi dico certe cose poi ve le ripeto. Oggi siamo appunto il 2 maggio 2013, giovedì. Adesso purtroppo ce ne dobbiamo andare da questo posto paradisiaco. E però è così la vita, vi farò vedere tanti altri posti, vi farò vedere... Ogni momento è buono per farvi vedere un posto nuovo, un posto bello. Guardate quel bel fiorellino, naturalmente io sono sempre Gennaro Gelmini, perché è naturale, a volte nei video non dico chi sono, no, lo conoscete, mi conoscete, Gennaro Gelmini, da Indunolona, Castello di Frascarolo, oggi 2 maggio 2013, giovedì. Castello di Frascarolo, in Dunolona, provincia di Varese. E Monte Monarco. Che bella piantina, eh? Da Indunolona, 2 maggio 2013, giovedì, Gennaro Gelmini, è tutto.